Tanto tempo fa viveva nel regno di Gallomir uno stregone chiamato Zarok. Uomo arrogante e spietato, Zarok odiava i suoi concittadini per i costumi semplici e pacifici. Decise quindi di radunare un esercito di demoni e partì alla conquista del regno. Il campione del re, Sir Daniel Fortescue, capeggiò le milizie durante la battaglia contro l'orda degli empi demoni. Ancora oggi il popolo canta ballate che raccontano di come guidò la carica contro la schiera maledetta, di come i demoni cadevano ai suoi piedi come spighe di fronte alla falce e di come alla fine, benché ferito a morte, annientò lo stregone. Fortescue entrò nella storia quel giorno come l'eroe di Gallomir. Le sue gesta inaugurarono un periodo di pace che sarebbe durato 100 anni. Fino a quando lo stregone tornò. Resuscitato, Sir Daniel Fortescue. Guarda l'eroe di Gallomir, colpito a morte durante la prima carica. Il velo della guerra e del tempo hanno cospirato per trasformare un volgare soldato in salvatore. Ma noi sappiamo la verità. Lascialo in pace. Il fato gli ha dato una seconda opportunità. Può finalmente dimenticare l'ignobile verità, sconfiggere Zarok e entrare nella leggenda. Auguriamogli buona fortuna. Thank you.